Bella gente, il Doc è qua presente. Oggi ne abbiamo di carne al fuoco, eh. Parliamo della Champions di ieri. Ho aspettato a fare. Ho guardato un po' tutte le reazioni del web, dei miei amici, i miei amici juventini, ne ho da dire, ne ho. Però andiamo in ordine. La squadra che mi ha impressionato più di tutte, l'Inter. Prima partita, analizziamola. Bayern-Inter, l'Inter che va lì per praticamente non giocarsi niente. Fa una partita clamorosa. Cioè, clamorosa l'Inter. Cioè, veramente, primo tempo meritava di essere 2-0. Poi, il VAR, l'arbitraggio in Europa è scandaloso perché non si copre mani. Cioè, ci va a pallavolo, ci va a contrasto, quel calcio di rigore nettissimo. Dai, su, raga, parliamoci chiaro. Sono Juventini, possiamo fare qualunque altra squadra, però quel calcio di rigore, dai, su, parliamoci chiaro. Vabbè, scandaloso, come sempre, gli arbitri in Europa contro le italiane sono sempre scandalosi. Rigore clamoroso non dato all'Inter, ma stramerita. Stramerita, poi comunque il Bayern è pur sempre il Bayern. Fa quei due gol lì, secondo di Choupo-Moting è qualcosa di bellissimo, una grande. Gran legna sotto l'incrocio, una botta e vabbè. Comunque, complimenti all'Inter perché andare all'Allianz Stadium, anzi all'Allianz Arena, o come cazzo si chiama, lo stadio del Bayern Monaco, a fare quella partita lì è. Complimenti, e mi sto cagando addosso che se quelli giocano così contro di noi, ne abbiamo da piangere, incazzarci. Poi ci penseremo. Seconda partita da analizzare, il Napoli, Liverpool-Napoli. Allora, primo tempo il Napoli, anche quella partita che tanto doveva prenderne 3 o 4 per arrivare seconda, ci va molto cauto il Napoli, non esprime il gioco spumeggiante che ha espresso fino adesso. Liverpool ha quelle 2-3 occasioni, li tiene in partita Meret. Secondo tempo ritorna il Napoli. Ritorna al Napoli, incominciano a giocare. Viene annullato un gol a Ostigar, che secondo me, se si annullano questi gol, finisce il calcio. Perché, regà, dai, non mi puoi annullare per mezza spalla. Dai, ma che fuorigioco è? Ma dai, regà. E in più viene dato un gol identico al Liverpool. Ripeto, VAR e arbitraggio in Europa per gli italiani, scandaloso, scandaloso. Non meritava di perdere, secondo me, il Napoli, perché il secondo tempo fa un partitone clamoroso. C'hanno un culo Arnold e Allison sul tiro di Kvaratskhelia che la prende un po' smorzata, che se la prende bene gliela mette all'incrocio. Comunque finisce 2-0. Complimenti al Napoli che passa da primo nel girone. Passa da primo nel girone con il Liverpool, passa da primo nel girone. Complimenti, complimenti a queste due italiane. Hanno dimostrato di essere competitivi in Champions, hanno dimostrato che è giusto che siano passate loro, sia complimenti sia all'Inter che al Napoli. Adesso arriviamo un attimo a tanti miei amici juventini. Ieri si parlava e mi diceva: ma Conte con quel girone di merda è passata, adesso lo elogi. Ma mi viene da dire, ma noi juventini che abbiamo perso col Maccabi, ma che cazzo parliamo a fare? Ma che cazzo vi parlate a fare? E in più elogiano Tudor che è arrivato ultimo. Cioè, sputano merda su Conte che è primo, passato il turno, noi fuori, vabbè. E elogiano Tudor, Tudor, che è ultimo nei gironi. Ultimo! Con Sporting, Francoforte e Tottenham, ultimo il Marsiglia. Boh, io veramente a volte vorrei aprire il cervello, sezionarlo per scoprire perché la mente fa sti giochetti. Fa sti giochetti qua. Vabbè. Un'altra cosa, analizziamo la partita. Tottenham-Marsiglia. Primo tempo, grande Marsiglia, ma gioca in casa. Gioca in casa, Marsiglia. Secondo tempo, regà, esce il Tottenham. Meritata la vittoria, è vero. Sull'1-1 all'ultimo si mangia un gol clamoroso il Marsiglia, ma sull'1-1 un quarto d'ora, 20 minuti prima, Højbjerg prende un palo clamoroso.
finisce 2-1. Cioè, complimenti ad Antonio Conte, ma magari tornassi alla Juve e togli quel mezzo allenatore. E buono, ripeto, non capirò mai come noi juventini abbiamo il coraggio di parlare quest'anno, non gli altri anni, perché noi abbiamo portato il livello italiano in Champions quando non c'era nessuno, c'eravamo solo noi, ma quest'anno e anche 2 anni a questa parte dovremmo star zitti. Ma cazzo, facciamo più figura se siamo zitti, facciamo figure di merda se parliamo, soprattutto di uno che ha superato i gironi e di noi che siamo usciti col Maccabi. Partiamo alla partita di stasera, attenzione al Milan, attenzione al Milan, perché c'è una partita insidiosa in casa, attenzione, non lo so, a me passa, però attenzione. Ragazzi, vi saluto, un bacione da Doc, fino alla fine, forza Juventus, e a volte stare zitti è la cosa migliore.